C'è commozione e incredulità in casa dell'Olmo Ponte per la scomparsa di Piergentino Tanganelli, risorsa insostituibile all'interno della società di cui aveva fatto parte fin dall'inizio per la profonda amicizia che lo legava al presidente Marco Treghini. Faceva parte della società, è stato uno dei fondatori, tra l'altro io ero un amico ancora prima che esistesse la società con lui, un amico di famiglia proprio. Poi insomma anche le circostanze, come è successo tutto quanto, ci lascia un bel vuoto, al di là dell'aspetto umano, che erano comunque amici, era uno che qui in questa società ricopriva anche delle cariche importanti, faceva l'economo e poi comunque era volontario su tutti i fronti, ci dava una mano quando c'era la tombola, faceva i biglietti, cioè lasciamo stare, dai, guarda, è un discorso. Sarà anche difficile colmare il vuoto anche diciamo di quello che faceva, al di là dell'immenso vuoto che lascia come persona, ecco. Una di quelle classiche figure che le società fanno di tutto. Assolutamente, ma poi insomma dai, un tipo gioviale, sempre insomma pronto alla battuta, tutto quanto, a dispetto anche dell'età che aveva, perché insomma 72 anni oggi non sono tanti, ma per lui erano ancora meno, era una vivacità pazzesca e può darsi che anche questa vivacità sia stata... Lui non si fermava di fronte a niente, ecco, questo devo dire. Tutti gli eventi programmati sono stati annullati perché insomma è lutto cittadino. Avevamo degli eventi importanti, a parte questi lavori che ormai fanno per conto loro, però avevamo domani in programma una festa alla quale naturalmente avrebbe partecipato anche lui, no festa, una presentazione con Ciccio Graziani e con insomma tutti i ragazzi della scuola calcio. Cioè, a parte non ci sa lo spirito, non ci sa niente, poi che fai? Un minimo di... non abbiamo nemmeno l'idea di fare una cosa del genere, quindi sono giorni qui che volevo chiudere tutto se non era per questi lavori che ormai fanno, vabbè.